Ciao a tutti amici di XMardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Tesoro Excalibur RGB Edition, l'edizione successiva della già presente Tesoro Excalibur. Questa ci darà modo di personalizzare la retroilluminazione della stessa con vari colori, che vedremo poi nel corso della recensione scritta sul nostro sito. Partendo dalla confezione troviamo una classica immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche tecniche, il modello e il riferimento al nome del prodotto. Nel retro della confezione invece troviamo le caratteristiche tecniche riportateci tramite alcune immagini illustrative e nella parte superiore troviamo riferimenti ai modelli disponibili di switch meccanici sulla Tesoro Excalibur. In questo caso noi abbiamo ricevuto la Tesoro Excalibur RGB Edition con gli switch meccanici brown, che possiamo dire sono una via di mezzo tra i red e possiamo anche accennare ai blu. Procediamo dunque ad estrarre il contenuto dalla confezione. All'interno troviamo dunque un piccolo opuscolo che ci riprende tutto il catalogo dei prodotti della Tesoro, un manuale utente che ci specificherà come utilizzare al meglio le funzionalità della tastiera e la tastiera stessa. Come possiamo vedere, ha un design molto sobrio, una colorazione full black. Troviamo come sempre il tasto funzione caratterizzato dal logo della Tesoro, che ci permetterà di abilitare sia i vari profili, fino a 5 profili da ricordare nella memoria integrata da 512 kilobit, scusate, attivando il tasto funzione o F9, F10, F11, F12, oppure attivare le funzionalità multimediali sempre premendo il tasto funzione più F1, F4, F5 ed F6. Il layout di digitazione è americano, come ormai consuetudine in queste tastiere di tipo meccanico. Gli switch impiegati, come abbiamo detto, sono dei Kyle Brown, che sono la controparte dei CRMX Brown. La tastiera è un full layout, quindi troviamo anche il tastierino numerico. Nel retro della stessa troviamo un design molto anonimo, classico. Al centro troviamo alcuni riferimenti sui valori operativi di voltaggio della tastiera, classici piedini per rialzarla e agevolare la scrittura o il gaming. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è di gomma, e il connettore non è placcato in oro. Ovviamente, essendo la versione RGB, ci permetterà di personalizzare la retroilluminazione tramite i classici colori rosso, blu, verde e quant'altro. Per questo vi rimandiamo alla recensione scritta con ulteriori immagini e le immagini della retroilluminazione sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto da tutto lo staff.